Allora, qual deve essere una caratteristica di una boa liga neutra? Boh, diciamo che la liga neutra fondamentalmente tendo essa caratteristica, no, di stabilizzare. Che cara di se stabilizzare? Praticamente sono sono fibras, non sono digerita per lo corpo umano, cioè non c'è un potere calorico, non c'è nada di tutto isso. E além disso, temo che lembrata beh che si usano in quantità molto piccole. Normalmente tamen un scurso presenziale molta gente fa il suo errore, perché io chiamo ella di carboidrato, che sono carboidrati complessi, perché sono cadeas immensas di son polisaccarideus, no? Cadeas immensa di monosaccarideus uno giunto con l'altro con differenti, diciamo, strutturas, e debito a sua struttura la consegue sciupar muta agua, creando che digamos un effetto, alcune crea un effetto gelificanci, alcune un effetto addensanci, cada una de poi vedremo, no, che te una caratteristica differenci. Cosa mais importante, por lo meno un consiglio che io posso dare, tra vesi, nostra liga neutra funziona o non funziona, primero deve essere una liga neutra che non tenga solo un stabilizzante nella sua composizione. Faccio un esempio: si compra una liga neutra che tem gomma guar e dextrosi, no? Che si usa a 5 grammi per chilo, diciamo che questa sarà una liga neutra abbastanza fracca. Normalmente sempre si collocano per lo meno 2 stabilizzanti a te 3 per mantenere una determinata struttura de poi la nostra vetrini. La liga neutra influenzerà molto la struttura del nostro sorvecci. A te fare una prova, specialmente quando parliamo di sorbet, un creme ainda, diciamo, tem proteínas, no, tem, diciamo, otros ingredienti che aiutano di alguna forma e funzionano un poco come ligas neutras, no? También se vamos ver a composição, digamos, di leite, di creme di leite, da gema di ovo, por exemplo, também são todas composições já emulsificadas, por exemplo, ou seja, não é que no leite a gordura é separada da água, ou no creme de leite a gordura é separada da água. Por quê? Porque normalmente já dentro do leite, dentro do ventre da vaca, praticamente tem uma proteína que consegue fazer esse tipo de trabalho, ou seja, emulsificar, que agora veremos o que quer dizer emulsificar. E aliás, as proteínas, já falamos sobre isso, também tem essa característica de chupar água e trater água. Agora, no caso do sorbet em particular, vamos precisar de uma liga neutra. Digamos que veremos depois em fase de balanceamento algum sorbet em particular, como banana. Esse sorbet hoje usamos uma fruta com muita fibra, mas que muita fibra, com uma fibra particular. Veremos che a volte atteteremo che bascia un poco essa quantità di liga neutra che vamo collocando. Perché? Perché già te alguém che fa esse trabalho. Diciamo che quale pode ser os problemas di, primero, non collocare liga neutra dentro di un sorbetti. Ripeto, in geral, quando parliamo di sorbet di frutta, per esempio, se io faccio un limão, no, sin liga neutra, la prima cosa che va a acontecer già quando ele uscirà da vetrini e da vetrini da produttora, depois di un minuto ele già comincerà a brillare, già sarà brilloso. Perché? Perché a liga neutra, non tem liga neutra, non tem ninguém che trattene acqua liquida, e automaticamente essa acqua comincia a sair. Depois che acontece che quando ele entrerà na vetrini, il problema maggior sarà esse, ossia egli perderà struttura, comincerà a ficare sempre più brilloso, a te, in alcuni casi particolari, a te poggi, diciamo, crea queste spose di acqua che sono abbastanza fea, perché stiamo parlando di un sorvecci completamente destrutturato in quel caso. Quindi, lembrese che la liga neutra, diciamo, dentro di un sorbet è praticamente quasi fondamentale.